Ma chi lo dice che i professionisti, i dottori, i medici devono essere per forza antipatici o mostrarsi così un po' di un certo tono? E non è detto, perché magari quelli più bravi sono quelli che riescono ad entrare anche in empatia con le persone. E parleremo con la dottoressa Ilaria Rossi e Donatella, dottoressa Donatella Cartocci dello studio EU Riabilitazione. Mi ha detto di spezzarlo, ho accettato subito il consiglio. Intanto parleremo insieme a loro anche di cose molto più profonde, interessanti e magari che voi all'ascolto stavate proprio cercando. Intanto benvenute ai nostri microfoni, buonasera. 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 Allora, iniziamo subito a parlare dello studio EU Riabilitazione. Come nasce, quando nasce e parlateci un po' della storia. Lo studio EU Riabilitazione è uno studio abbastanza nuovo, è piuttosto giovane, ha una vita di appena soli 3 anni, però è formato da un team con esperienza alle spalle, una formazione forte. E siamo una bella squadra, lavoriamo in equipe, ci sono io che sono una psicologa dell'età evolutiva, la dottoressa Cartocci è una logopedista e la dottoressa Regoli è una terapista della neuropsicomotricità. Il nostro lavoro in equipe punta a valutare e riabilitare i disturbi e le difficoltà proprio nell'età evolutiva. Quindi siete specializzati in questo? Esatto. Quindi, cari genitori all'ascolto, madre all'ascolto, se avete adolescenti in casa e quindi pensate abbiano bisogno di un aiuto, rimanete all'ascolto perché adesso vi daranno dei consigli in diversi campi. Adesso iniziamo a parlare con la dottoressa Donatella Cartocci, che parlerà proprio della logopedia, cioè la riabilitazione del linguaggio dell'età evolutiva. Io penso che quel tempo dovevo andare anch'io, però a quanto pare questa sera ho qualche difficoltà. Allora, quindi la prima cosa che vorrei chiedere è quanto è importante e quali situazioni soprattutto si possono trovare in questo campo, soprattutto nel periodo dell'età evolutiva, quali difficoltà. Allora, buonasera a tutti. La logopedia in questo momento, la branca della logopedia, ha un picco di successi e di ascolti non indifferente, anche perché in questo momento è come strutturata la nostra società. I bambini spesso e volentieri hanno la necessità di dover rieducare o riabilitare la parte sia che quella che riguarda gli aspetti della didattica e dell'apprendimento, e sia, e non per ultimo molto più importanti, quelli che sono tutti i disturbi fonetici fonologici. Che cosa si intende per fonetici fonologici? Allora, con parole molto più semplici, sono tutte quelle piccole difficoltà articolatorie che i nostri bambini hanno fino a 3-4 anni e che noi per anni abbiamo sempre considerato normali, accettabili, anzi quasi vezzose. In realtà spesso e volentieri la clinica ha dimostrato che sono piccoli ma molto importanti indici predittivi di futuri disturbi dell'apprendimento e quindi di disturbi che riguardano gli aspetti più deficitari dell'apprendimento scolastico. Quindi un genitore come fa a capire che è il momento di recarsi da un logopedista? Quali sono alcuni aspetti chiari che possono far capire appunto ai genitori che è il caso di intervenire? Allora, spesso e volentieri questa cosa dovrebbe essere suggerita, guidata dal pediatra di base, il quale purtroppo ancora adesso sento: non si preoccupi, è presto, ha solo 2 anni, ha solo 3 anni. Dovete considerare che la valutazione del linguaggio in un bambino viene effettuata dopo il 6° mese di vita. Già lì ci sono delle valutazioni e delle scalette. Ora, senza fare dell'allarmismo inutile, è ovvio che a 6 mesi non ci si va dalla logopedista, a meno che non ci siano altre difficoltà. Però magari osservare, valutare, annotare le piccole devianze leggere, divertenti che il bambino ha, e osservare soprattutto se sono ripetute, cioè se è sempre quel distretto, quella parola, quel gruppo consonantico che viene omesso. Molto importante sono le cattive abitudini che noi genitori diamo ai nostri ragazzi. Ciuccio, biberon, non possiamo dire: ma lui non prende il biberon, solo la mattina e la sera. Già qui già è qualcosa. Esatto. Io vorrei aggiungere a quanto detto da Donatella che è importante anche tenere in considerazione che esistono delle soglie critiche
possiamo citare quella dei 3 anni e quella dei 6 anni, sia per quanto riguarda le difficoltà a livello emotivo, comportamentale o anche proprio linguistico e neuropsicomotorio. Cioè, cosa sono le soglie critiche? Sono le età in cui, entro le quali è facile poter recuperare un deficit o una competenza che non è stata adeguatamente sviluppata rispetto alle età cronologiche di sviluppo del bambino. Invece quando sono così piccoli, quindi già vanno all'asilo e magari vengono affiancati da dei tutor, un aiuto, un supporto, questo tutor può essere una maestra qualsiasi che viene all'aiuto di questo bambino, oppure deve avere delle competenze di base? È importante che abbia delle competenze di base. La dottoressa Cartocci si occupa anche della valutazione degli apprendimenti, quindi diciamo quelli che sono poi i DSA. E è importante, assolutamente fondamentale, che questi bambini possano essere affiancati da un tutor che diciamo deve essere una persona qualificata, competente, che deve avere non solo esperienza ma proprio una formazione adeguata, perché deve essere in grado di lavorare sul singolo disturbo dell'apprendimento, che può essere generale o può essere su un'area specifica come la dislessia, la disortografia o la discalculia. Quindi riuscire a lavorare, a potenziare quelli che sono poi le aree più carenti. Quindi ci dovrebbe essere un professionista in ogni struttura? Sì, di solito a volte ci capita di sentire comunque che magari il genitore, anche un po' per inesperienza, ha affiancato al bambino o al ragazzo un aiuto compiti che nella figura di un insegnante, di un docente o di una maestra che loro avevano alle elementari e secondo loro era molto preparata. Sicuramente è così, però sono due ruoli e due figure professionali completamente diverse. Quindi anche l'importanza, cari genitori, innanzitutto di non spaventarvi, perché invece magari per il fatto che voi vi siete spaventati o siete spaventati, poi potete portare dei problemi al bambino o non intervenire nei tempi giusti. Cioè, ci sono dei tempi da rispettare dove magari si può fare qualcosa per prevenire poi i disagi. Come o ogni cosa, prima si interviene e migliore sarà il risultato. A me preme anche sottolineare che spesso e volentieri mi vengono segnalati dei bambini per disturbi del linguaggio, senza però, perché il linguaggio è la punta dell'iceberg di un disagio ben più profondo. Questi bambini spesso devono essere, e noi lo facciamo, indirizzati invece a un lavoro più neuropsicomotorio, dove gli apprendimenti di base, gli automatismi non sono stati ancora acquisiti, e quindi non si può pretendere che il linguaggio si sviluppi in maniera corretta se prima non c'è un giusto e corretto supporto neuromotorio. D'altronde noi nasciamo e cresciamo e apprendiamo secondo ancora adesso la teoria piacettiana sensomotoria, per tentativi ed errori, non cambia. Quindi nel caso in cui un genitore decidesse di portare il proprio bambino da voi, quindi all'interno dello studio Euroriabilitazione, oltre a voi abbiamo detto c'è anche la dottoressa Maria Regoli, lei di cosa si occupa? Lei è una terapista della neuropsicomotricità, quindi si occupa della valutazione e della riabilitazione di deficit di natura motoria, più o meno gravi, ma per noi è importante diciamo lavorare insieme, proprio perché il nostro lavoro di equipe ci permette, con un bambino con DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, di avere la valutazione degli apprendimenti, di avere anche il riscontro sulla parte emotiva, perché di solito questi sono bambini con bassa autostima, difficoltà nella socializzazione, che rinunciano ai compiti prima ancora di affrontarli, e poi la dottoressa Regoli ci aiuta a potenziare e a capire quali sono le aree di competenza da migliorare, come la coordinazione oculomotoria, anche occhio-mano, insomma. La motricità fine, la difficoltà spesso in alcuni bambini visuomotoria. Ecco, noi abbiamo anche l'ortottista che si occupa praticamente di tutti quei disturbi che apparentemente vanno a cadere sugli acquisti della lettoscrittura, ma in realtà sono di origine organica, cioè ci sono dei movimenti saccadici che non sono competenti per la lettura. Quindi tutti i contatti che possiamo lasciare nel caso in cui i nostri ascoltatori fossero interessati e volessero prendere un appuntamento, sia indirizzi social, indirizzi mail e un indirizzo fisico dove poter venire.
Lascio io? Fate voi? Sì. Allora, Viale dei Primati Sportivi 54, la zona Roma Eur, e il contatto Facebook Eur Riabilitazione, dove intanto potete mettere like, vedere quello che fanno, rileggere magari qualcosa che abbiamo già detto durante l'intervista o chiedere maggiori informazioni. E poi c'è l'indirizzo email euriabilitazione@gmail.com. C'è un numero di telefono che vogliamo lasciare, più numeri che volete lasciare? Possiamo lasciare volentieri i nostri recapiti, e anche solo per informazioni o piccole indicazioni. Il mio è 345 3279 958. Benissimo. Questi? Ce n'è un altro? Il mio è 328 41 28 613. Io consiglio poi di andare sulla pagina Facebook, perché da lì magari scrivendo un messaggio, esatto, si hanno maggiori informazioni. Volevo aggiungere qualcosa? No, buona serata. Sicura? Intanto io ringrazio la dottoressa Ilaria Rossi, la dottoressa Donatella Cartocci e la dottoressa Maria Regoli, anche se non è qui, ma è come se ci fosse stata, perché ne abbiamo parlato anche delle sue competenze. Grazie per essere state qui con noi. Grazie a te. Buonanotte.